Possiamo iniziare. Benissimo, allora è doveroso iniziare ringraziando tutti coloro che hanno accettato questo l'invito a sostenere questa iniziativa che la nostra associazione, l'associazione Visione Roma, ha voluto promuovere. Quindi sono, li vedete intorno al tavolo, il nostro sindaco che ci ha fatto l'onore di essere presente, il presidente della regione Zingaretti, l'assessore Cotor. Prima di tutti un doveroso ringraziamento alla presidente dell'assemblea comunale, Svetlana Celli, sarà anche la presidente della giuria prestigiosa di questo concorso fotografico. E poi dovrei ringraziare tante altre persone, Marco De Logu, Rino Barillari, membri sempre della giuria del concorso di cui parlerò brevissimamente e che potranno giudicare le foto di questi giovani anche con un occhio professionale importante, e gli altri invece daranno una valutazione soprattutto da un punto di vista, direi, politico-sociale, mettiamola in questo modo. Devo anche ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa. Adesso qui tra l'altro devo nominare le persone presenti, Walter Tocci, Ivana della Portella, dovrei andare avanti, Luciano Cresci, insomma dimenticherò Michele Anzaldi, dimenticherò senz'altro qualcuno, ma Aimonino, Andrea Marinelli, qui dentro ci sono personalità e personalità importanti per noi, soci anche dell'associazione che hanno dato un piccolo, medio contributo che ci ha consentito poi di sostenere non solo l'iniziativa oggi ma anche il proseguo, che sarà abbastanza impegnativo perché c'è da esaminare le foto e poi anche di giudicarle. Il problema è proprio questo: noi lanciamo un concorso fotografico destinato ai giovani dai 18 ai 35 anni. E cosa chiediamo ai giovani e perché abbiamo dedicato questo concorso a Gianni Borgna? L'abbiamo dedicato non solo, personalmente permettetemi di dire, penso che non molti lo possono dire, perché io sono stato assessore insieme a lui dal 1993 al 2008, quindi sono stato 2 anni di assessore in più di lui. È stata una vicinanza affettuosa perché era persona affettuosa, ma la ragione di questo abbinamento è precisa. Io mi sono segnato 2 definizioni di Gianni Borgna, e Gianni Borgna in questa sala è presente anche con Anna Maria Ciai, moglie di Gianni Borgna, che è sempre stata accanto a lui, e anche nella nostra esperienza di assessori l'ho sempre vista accanto a lui in tutti i momenti. Ma è le 2 definizioni, uno di Francesco Rutelli. Francesco Rutelli sarà qui alle 11:35-40 perché ha un consiglio di amministrazione. E Rutelli scrive: quel folletto di Gianni Borgna, assessore alla cultura, uno dei massimi storici della canzone, che non si darà, diceva, pace finché la sua estate non avrà stracciato tutti i record del mondo. Dice invece Veltroni, altro componente della giuria, poi dirò: era intelligente e divertente, pieno di cose stupefacenti. Ma soprattutto c'è un giudizio unanime su di lui: è stato un protagonista della rinascita civile della città attraverso lo strumento fondamentale della cultura. È qui che c'è l'aggancio, il legame con la nostra associazione, le nostre finalità e il concorso, perché Visione Roma ha come obiettivo fondante concorrere rinascita civile, internazionale della nostra città. È questo che lega a Gianni e al ruolo che ha svolto nella città l'iniziativa e l'associazione. E poi abbiamo pensato, questa rinascita come la vedono i giovani? Ecco perché il tema che noi diamo: 2 foto obbligatorie, i giovani devono mandare 2 foto dal 15 agosto al 1 ottobre, obbligatoriamente 2 foto, in una devono dare un'immagine della città, di una situazione difficile, di degrado,
di pubblico o privato, perché può essere anche una situazione di un privato che trascura un luogo, che non lo rende, lo lascia spoglio, ma contemporaneamente un'immagine invece positiva di ciò che è in atto o che sogna che sia in atto, da qui il titolo Sogno Roma del concorso. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare non è un messaggio negativo, no, è un messaggio visto dai giovani di speranza nel futuro. Questo è l'obiettivo fondamentale del concorso. Nel nostro sito www.visioneroma.it non solo c'è tutte le modalità del concorso, il regolamento che trovate anche qui, ma poi ci sarà anche un link, una pagina in cui andrete a vedere man mano che arrivano le foto. Sono tutte foto che devono essere mandate online. Perché online? Perché abbiamo pensato che soprattutto i ragazzi, anche se 18 e 35, al 35 è un ragazzo avanzato, diciamo, non è, l'obiettivo nostro non è tanto, adesso De Logo e Barillari si arrabbieranno di quello che sto dicendo, non è tanto la qualità della foto, ma del messaggio che c'è dietro. Quindi abbiamo pensato all'immagine con il telefonino, col cellulare, non ci serve una macchina da fotografica straordinaria. Di passaggio dico che i due premi, per il primo e il secondo, saranno 1.500 euro il primo e 1.000 euro il secondo. Speriamo tanto che i contributi che possono volontariamente venire ci possano pure far ampliare anche il numero di riconoscimenti alle persone che vengono e forse anche abbinare al premio qualcosa in più. Vi leggo velocemente i membri della giuria, che potranno anche ampliarsi. Ho detto la Presidente Celli, l'Assessore alla Cultura di Roma Michel Gotor, Anna Maria Ciaibornia, Francesco Rutelli, Fabio Rampelli, che forse sarebbe venuto anche oggi qui, accolto subito questo invito, con piacere per il rapporto anche affettuoso che aveva con Gianni, Walter Veltroni, Walter Tocci, che è qui presente, Roberto Morassut. Lo sapete, Morassut ha avuto un piccolo malore, io gli ho detto pensa soprattutto alla tua salute, poi se ce la fai a venire ci fai un enorme piacere, ma pensa prima di tutto alla salute. Ferdinando Adornato, Paola Santarelli, la Fondazione Santarelli sostiene l'iniziativa, la Giovanna Pugliese, che è qui presente, Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni, che non possono essere presenti perché stanno girando, Marco De Logu, Rino Barillari, e poi ci saranno altri componenti che si potranno aggiungere prima comunque della data di avvio del concorso. Ci sarà anche una rappresentanza di Musica per Roma, che ricorda sempre con piacere il suo presidente. Devo ringraziare anche Barbara Mezzorona, tanti altri soci e sostenitori dell'iniziativa. Alcuni non hanno voluto essere nominati, però io li ringrazio anche se non hanno il nome del sostegno che hanno dato. Io darò subito la parola a Svetlana Celli, ogni volta non ripeterò il ringraziamento perché sarei noioso. A te. Colgo l'occasione per salutare Francesco Rutelli, che è arrivato adesso, quindi... Buongiorno a tutti, sarò breve visto che sicuramente gli interventi sono tanti. Ero qui alle 2 di notte per l'approvazione dell'assestamento di bilancio e con orgoglio abbiamo approvato con determinazione una manovra importante per la città, dove arriveranno fondi per il sociale, per la scuola, per il verde, e quindi l'impegno di questa amministrazione è massima. Ringrazio vivamente con il cuore e con gratitudine l'impegno di Claudio Minelli e dell'associazione, che ogni volta è impegnata su queste tematiche, e questa volta devo dire la verità ha colto veramente nel segno. Un saluto enorme alla moglie di Gianni Bornia, ed è per questo che ovviamente in primis questo premio è dedicato, e per questo ringrazio l'associazione Visione Roma, perché ha ricordato e ricorda sicuramente qualcuno che insieme a te Claudio hanno fatto la storia di questo comune. Oggi abbiamo un impegno enorme, importantissimo, e questa amministrazione sta cercando veramente con tutte le forze di realizzare la parola del concorso, il Sogno Roma, e lo stiamo facendo con tutte le sinergie dall'Assemblea Capitolina alla Giunta, e insieme a questa iniziativa
di coinvolgimento dei giovani, che non devono appunto guardare solamente quelle che sono le criticità, ma pensare a quella che è la prospettiva lungimirante in questa città, valorizzare gli scorci, i territori, le nostre periferie, lavorare appunto affinché noi con questo concorso possiamo anche acquisire uno spunto, no? Uno stimolo, e lavorare insieme per ritornare ad avere quell'appartenenza, quell'orgoglio di essere cittadini in primis romani e poi rappresentanti delle istituzioni. Lo dobbiamo fare in sinergia, vedo qui i massimi rappresentanti dalla regione all'amministrazione comunale, all'associazionismo e a grandi professionisti che hanno dato tanto e continueranno a dare tanto a questa città. Sono onorata di essere la presidente di giuria e darò il massimo supporto affinché questo concorso sia promosso e valorizzato. Grazie a tutti. Grazie a te. E l'assessore Gotor. Sì, grazie. Io mi limiterò a dei brevi saluti perché poi ci sarà il sindaco che dirà più e meglio di me e quello che vogliamo fare con l'appoggio e il sostegno che abbiamo dato a questo concorso di fotografia. Un concorso di fotografia che da un lato vuole mettere in luce con una foto secca il degrado e gli aspetti negativi che ci possono essere in questa città e con un'altra foto altrettanto secca invece gli aspetti virtuosi. Quando Minelli con la sua associazione Visione Roma è venuto a presentarmi questo progetto, è stato veramente diretto e spontaneo il desiderio di sostenerlo. Da un lato perché tutto ciò che riguarda la fotografia per me ha sempre un grandissimo interesse, bisogna fare di più per diffonderla, affermarla. E abbiamo nominato come presidente del Pala Expo un fotografo, non è stata una scelta casuale, De Logu. Siamo impegnati al mattatoio e nel rinnovamento della città delle arti del mattatoio di dare un museo della fotografia a Roma. E, ma naturalmente poi il vero e più importante aspetto era l'occasione per ricordare Gianni Borgna. Sono tra tante persone che l'hanno conosciuto direttamente, che hanno condiviso tratti e percorsi di vita con lui, quindi ha poco senso che io aggiunga qualcosa avendolo, credo, incontrato soltanto una volta. Però mi ha fatto molto piacere quando mi sono insediato a novembre come assessore alla cultura che il primo messaggio di sostegno l'ho ricevuto da Anna Maria Ciai Borgna. Lo conservo qui nel mio cellulare ed era un messaggio di incoraggiamento e anche naturalmente che mi induceva e mi ha indotto a anche un pochino a studiare, cioè a vedere quello che è stato fatto. Cioè io dopo quel messaggio mi sono messo a leggere e ho letto questo libro Capitale della Cultura, 15 anni di politiche culturali che riassumono l'impegno incredibilmente lungo dal 1993 con il sindaco Rutelli fino al 2006, insomma, di Gianni Borgna come assessore alla cultura, lo straordinario rinnovamento della città, dalle notti bianche al progetto dell'auditorium, l'impegno per dare una immagine, un'idea di cultura che fosse non elitaria ma popolare. E quindi tutto ciò che ci porta a ricordare Gianni Borgna è ben accetto e anzi deve essere sostenuto e promosso. Grazie. Allora, al Presidente, penso che la tua vita con Gianni Borgna è di lunga data. Allora, grazie, io mi scuso subito, ma c'è il Consiglio regionale in corso sull'ultimo atto prima della pausa e quindi
fra un po' dovrò andare. Io solo due cose però volevo dire, ringraziando per questa bellissima idea. Importante secondo me per due motivi. Il primo, perché noi sappiamo che in fondo la storia, anche la storia di Roma come grande capitale, è fatta di persone e fatti che si tramandano grazie alla storia, ma accanto alla storia c'è sempre anche un'altra dimensione, che è la memoria, che è anche più ricca, si basa sulla storia, sui fatti, ma la memoria è lo sguardo, è il racconto di un fatto, è l'immagine, è il capire l'atmosfera che c'era intorno a un periodo storico. Tutti sappiamo di Giulio Cesare, ma è diverso avere coscienza di quello che era l'atmosfera di quel tempo. La memoria si trasmette molto con il ricordo delle persone, invece, dei fatti che li ha visti i protagonisti, in quegli sguardi, in tanti ricordi di ciascuno di noi. Quindi riproporre la figura di Gianni attraverso però un coinvolgimento dei giovani, lo strumento fotografico, e quindi non solo vedere o ascoltare, ma essere protagonisti, secondo me è una bellissima idea, perché peraltro viviamo in un tempo nel quale invece sia la storia che la memoria si ripropongono solo nella narrazione di fatti negativi e di brutte persone, quindi ci ricordiamo le tragedie, ci ricordiamo i problemi, ci sbattono in faccia perché va di moda per avere l'audience il fatto drammatico, ma invece questa città ha vissuto delle stagioni meravigliose grazie a grandi persone e a grandi periodi storici e anche a grandi squadre che alla fine hanno segnato un tempo, e quindi per questo noi siamo, sono molto contento di questa idea e ovviamente la trovo molto bella. L'altra piccola cosa, e chiudo, mi fa piacere questa storia del concorso fotografico. È impressionante perché Anna Maria prima ha portato una foto a Miguel, ma io me l'ero scritto da dire, perché ho un ricordo molto personale prima della sua figura di assessore, che era il 1985, e noi facemmo come giovani comunisti il festival di Pasolini a Castel Sant'Angelo. Poi dopo nell'89 abbiamo fatto il giornale. E Bonia, Gianni stava sempre lì, c'era un dibattito con Buttiglione su Pasolini. E una sera, e io stavo lì a pulire per terra, cioè no, ero proprio coi capelli, stavo lì in cucina a fare birra, e mi fa: ehi compagno, ma mi posso prendere un manifesto? Dico, poi per me era Gianni Borgna della direzione del partito, e si mise per terra a rollare due manifesti di fotografia di Pasolini, che poi, dicevo prima, per me era un piacere immenso, era la foto che Gianni aveva dietro la sua scrivania a Bottega Oscura quando era responsabile cultura. E mi dice: sai, le fotografie catturano l'immagine del tempo, e questa foto di Pierpaolo era un manifesto fatto da Giovanni De Mauro, La disperata passione di essere nel mondo, che era il titolo del festival, e infatti poi se lo mise. Quindi è incredibile, perché tra i tanti ricordi, io molti meno di quelli che sono in questa sala, ho di Gianni, di quel periodo di grande amministratore e uomo di cultura della città, io più da in quel tempo rapporto più da dirigente politico, io ero proprio piccoletto, diciamo, e quindi ammiravo e tacevo, però questa battuta e questa immagine di Gianni che arrotola per terra questa grande foto del volto di Pasolini e mi dice quanto è importante conservare la memoria grazie alla fotografia, me la sono proprio ricordata quando ho saputo che c'era un concorso fotografico di Gianni, e forse è stato proprio lo strumento per tramandare la memoria più azzeccato. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Piero Sandulli, vicepresidente dell'Associazione Visione Roma, io chiedevo a Marco De Longo e Rino Barillari due consigli da dare ai giovani che devono presentare queste foto. E una cosa che non ho detto prima, le foto devono essere realizzate entro questo anno, uno può scattare pure a gennaio di questo anno, ma non prima del 2022, devono essere di questo anno. Cominciamo da Marco. Un consiglio ai giovani. Grazie mille. Innanzitutto un ringraziamento a Claudio Minelli, un ringraziamento al sindaco Gualtieri, all'assessore Gotor
per tutto quello che hanno fatto e per quello che faremo adesso per la fotografia e per la cultura. Prima di dare i ringraziamenti dico che il Palazzo delle Esposizioni e tutti, diciamo, i luoghi che il Palazzo delle Esposizioni ha sono apertissimi a questo, al ricordo di Gianni Borgna. Noi inaugureremo il 18 di ottobre con una mostra su Pasolini dove ci sarà la foto anche di Gianni Borgna, che, diciamo, per me è stato l'assessore con cui ho fondato il Festival di Fotografia, quindi mi viene la pelle d'oca soltanto a parlare e unire il nome di Gianni Borgna alla parola fotografia. Il Palazzo Esposizione è la grande piattaforma, diciamo, della cultura romana. Qualsiasi cosa, Claudio, vogliamo fare lì, siete non ospiti ma siete padroni di casa. La seconda cosa è il suggerimento è quello di essere, diciamo, voi stessi, nel senso non ci interessano i compitini, unite la vostra identità che è unica all'identità di pezzi della città che essendo una città enorme e di cui spesso noi conosciamo il primo e il secondo municipio, molto spesso, invece una città enorme con bellezza diffusa, raccontate quello che non va e raccontate quello che va, ma stupiteci, non fate compitini. Io sono d'accordo con Minelli, non mi importa niente della qualità tecnica della fotografia, mi importa di essere stupito dalla forza dell'immagine. Questo è quello che voglio dire, rinnovo l'invito a venire e a fare qualsiasi cosa con l'azienda speciale Palexpo. È la vostra casa, è il mio ruolo è quello di portare Roma fortissimamente al centro di tutta la scena culturale internazionale e di unire tutti i mondi. Uno di questi mondi siete voi. Grazie mille. Cosa devo dirvi? È una cosa meravigliosa, è un sogno e questo sogno sarà bellissimo perché la mentalità è cambiata, la gente è diversa, oggi si sentono essere tutti paparazzi, tutti grandi fotografi, perciò io mi aspetto qualcosa di clamoroso, qualcosa di bello che è la cartolina di questa magica città. Allora, Piero Sanduli, voi dovete sapere che questo concorso poi c'ha diversi padrini, chiamiamolo così. Uno di questi è stato Piero, che per primo dice, ma perché non facciamo un concorso, eccetera. E l'altro è stato Francesco Rutelli, così sta qui, lo anticipo, ve lo direi dopo, perché a un certo punto dice, vabbè, ma ragazzi, se volete fare un concorso, diamo un'immagine anche ottimistica della nostra città, facciamo vedere anche che i giovani vedono con piacere questa città. E quindi a te, Piero. Allora, sì, in effetti l'idea era venuta in una chiacchierata fatta con Claudio, poi basta dire una cosa a Claudio, lui crea una sorta di motore irrefrenabile e quindi siamo riusciti a realizzarla. È un'idea che è basata su tre nostalgie, nostalgia soprattutto di Gianni che è stato maestro di tutti noi in quella giunta che credo 93-97 è ricordata come forse la migliore di Roma degli ultimi anni, sperando che quella attuale sappia batterci, e di fatto sostanzialmente quegli insegnamenti di chi era riuscito a fare della politica un dialogo e non una contrapposizione. Nel ricordare, appunto, nel riprendere un pochettino gli scritti di Gianni, ho trovato un libro che lui aveva scritto insieme a Baldoni, che era l'esponente della cultura di controparte, se così vogliamo definirlo, e insieme hanno costruito un percorso. Credo che quello sostanzialmente è stato lo stimolo principale. Le altre due nostalgie sono state quella di una città che era attenta ai cittadini e pronta alle grandi sfide. Ricordo quella del Giubileo del 2000, ricordo quella mancata delle Olimpiadi del 2004, poi la sventatezza di chi è subentrato, ha fatto perdere una grande occasione di ulteriore crescita alla città. Noi ci auguriamo che l'Expo del 2030, se verrà assegnato a Roma, possa recuperare quel tempo perduto. E la nostalgia di una giunta che, voglio ricordarlo, prese tutte le sue deliberazioni all'unanimità, perché se c'era qualcosa di non chiaro si tornava, si studiava, ci si ritornava sopra, ma alla fine abbiamo votato sempre e soltanto tutto all'unanimità, con soprattutto un grande allenatore che è seduto qui vicino a me, che ci ha consentito di lavorare nel modo migliore possibile, e per me è stata una grossa
esperienza professionale anche successiva. Dopodiché, perché le due fotografie? Perché lì dentro ci abbiamo visto un pochettino la missione di Visione Roma, il negativo, perché non possiamo negarci che problemi ci sono e che vanno individuati, vanno appunto fotografati, ma soprattutto quello positivo per tentare la soluzione del problema e quindi in qualche misura cercare di stimolare in positivo. E questo è un pochettino il filo conduttore, il DNA di questa associazione Visione Roma, che è nata non per essere un'associazione di nostalgici, ma per produrre un futuro disegno positivo che in qualche misura speriamo di poter trasmettere all'attuale giunta. Speriamo che questa giunta sappia recuperare quelle sfide che a suo tempo ponemmo in essere vincendole. L'auditorium è lì a rappresentare fisicamente ciò, ma anche la stessa galleria Giovanni XXIII. Credo che sostanzialmente dovremmo riprendere le grandi opere in questa città, trasformare questa città in un enorme museo. Un'altra delle idee portanti di Visione Roma è il cosiddetto Campidoglio 2, restituire a funzione museale il palazzo qui davanti, che è dedicato al sistema, al servizio elettorale. Credo che debba essere restituito a museo, perché non c'è bisogno che al centro di Roma ci siano palazzi della burocrazia che va semplificata, va snellita. Bisogna portare i turisti in questa città, perché il nostro vero petrolio è quello lì, e credo che questo sarà lo stimolo di Visione Roma. Tutto ciò nel ricordo di Gianni, che deve essere imperituro e che ci ha insegnato, ripeto, il dialogo, ci ha insegnato in qualche modo a costruire, ci ha insegnato, credo, in quella giunta l'ascoltavamo tutti con molta attenzione, perché in fondo ci ha insegnato anche la pazienza di tornare sui temi, forse fino allo sfinimento, fino a quando tutti poi ne eravamo convinti. Grazie. Grazie a te. Anna Maria. E adesso a te la parola. Allora, buongiorno a tutti. Quando Claudio Minelli, con l'associazione Visione Roma, mi ha parlato la prima volta di questo concorso fotografico dedicato a Gianni Borgna, veramente sono stata subito entusiasta. Infatti questa iniziativa unisce tante cose, la fotografia, come è stato detto, ma anche soprattutto Roma e i giovani. Questi due temi erano veramente molto cari a Gianni. Lui, romano, nato a Via Caulonia, una piccola stradina di San Giovanni, amava fortemente la sua città. Questo è il primo punto che l'ha mosso nel fare questo lavoro grande insieme ai suoi sindaci, Veltroni, Rutelli prima, Veltroni dopo, e le giunte che hanno lavorato insieme a lui. E quindi Roma è stato veramente un grande amore di Gianni. L'altro tema sono i giovani. Gianni ha scritto tanti saggi sui giovani, era appassionato del mondo giovanile. E anche ha scritto un libro importante, credo, per la Terza, Il mito della giovinezza. In più è stato anche a lungo proprio direttamente con i giovani, quando è stato docente a Tor Vergata, ma anche alla LUIS, alla Sapienza. Quindi aveva veramente un rapporto forte, era un bravo, credo, pedagogo. Forse qualcuno qui dentro, che all'epoca era molto molto giovane, adesso è ancora giovane ma un po' meno, si ricorda anche questo modo di Gianni di stare insieme ai giovani, di fare gruppo, anche con la sua stessa gruppo dell'assessorato, era una paideia continua, diciamo. Quindi quando Sanduli, Minelli mi hanno detto di quest'idea, anche di Francesco, anche di questo premio, sono stata veramente felice. A questo punto io ringrazio, senza ripetere tutti i nomi, ma insomma tutti,
il Comune di Roma che ci ospita, e insomma adesso non ripeto i ringraziamenti, ma ce l'ho veramente nel cuore. Ringrazio tutti voi che siete qui, i membri della giuria, eccetera, eccetera. Grazie a tutti. Francesco, tu non eri arrivato, ma io avevo letto all'inizio una tua citazione in cui tu scrivevi sul libro di Gianni Borgna. Quel folletto di Gianni Borgna, assessore alla cultura, non si darà pace finché la sua estate non avrà stracciato tutti i record del mondo. L'hai scritto tu. Allora, io voglio ringraziare il sindaco in primo luogo, perché il sindaco ha molto da fare, e quindi il fatto che dedichi una parte del suo tempo a un ricordo come questo e a un'iniziativa come questa è un segno importante di attenzione. Ringrazio Svetlana, che rappresenta il Consiglio, e ringrazio molto Miguel Gotor, successore di Gianni Borgna. Eh sì, perché Gianni è stato il primo assessore della nuova realtà, della riforma dei consigli comunali, che non avevano più il mandato a negoziare, trattare incessantemente con un consiglio che doveva eleggere il sindaco, ma la squadra lavorava con una impostazione predisposta, preparata, auspicabilmente strategica. Di Gianni io voglio ricordare due cose. Intanto voglio complimentare Visione Roma, perché l'idea di ricordarlo in un modo creativo e non convenzionale rivolto ai giovani è veramente un'ottima idea. Ne abbiamo parlato, alcuni di noi contribuito per la nascita di questo ricordo, che sia appunto operoso e suggestivo e dia delle nuove idee per il bene della nostra città. Le cose che voglio ricordare di Gianni sono: Gianni politico, Gianni ha una formazione politica nel Partito Comunista, è stato capogruppo alla Regione, tra le altre cose, ha avuto funzioni ripetute. Gianni accompagnò il drappello degli intellettuali comunisti, giovani comunisti che portarono il discorso di Pasolini nel novembre 1975, Pasolini appena assassinato, lo aveva scritto e non poté pronunciarlo al congresso del Partito Radicale di Firenze, che primo appuntamento politico cui ho partecipato, e mi sono trovato davanti anche Borgna, oltre che gli altri Bettini, Adornato, insomma, gli altri amici della sua generazione, della sua vocazione. Del Gianni Borgna, giovane comunista e militante di sinistra, io voglio ricordare l'incessante ricerca del pluralismo. In questa sala Borgna fece nel 94 un convegno dedicato a Giovanni Gentile. Erano 50 anni che Gentile era stato assassinato, e per un'amministrazione progressista e per un assessore di sinistra, qui, era lì, si trova lì il palco, realizzare un convegno scientifico su Gentile, assassinato 50 anni prima, fu una prova sensazionale della sua apertura culturale e dell'amore per il pluralismo. Voglio ricordare che nel Consiglio Comunale, lo dico a Svetlana, Borgna parlava e come con i Missini, ed erano Missini, non avevamo un'opposizione post-fascista, noi avevamo degli eletti che erano fortemente si richiamavano all'esperienza della destra romana, e per loro Borgna era un interlocutore assolutamente rispettato in un dialogo costante e creativo. Gianni non ha mai rinunciato alle sue idee, ma avere le sue idee significava confrontarsi con quelle degli altri, anche le più distanti, ed era un esercizio di intelligenza politica e culturale di cui penso abbiamo tutti ancora molto bisogno, tanto più nei tempi che viviamo, e sono certo che un intellettuale come Miguel, che ha questo profilo, questa storia di apertura e di amore per il pluralismo, saprà certamente in questo raccogliere l'eredità di Gianni.
La seconda cosa che vorrei dire riguarda, tu hai usato le parole non elitario ma popolare, riguarda la capacità di lavoro di Gianni Borgna, incubo per la moglie che se lo deve sparire alle 6 di mattina perché saliva sulla Vespetta e te saluto e lo rivedeva quando lo poteva rivedere, ma Gianni era ed è stato innamoratissimo di Anna Maria in maniera straordinaria. Sono conosciuti sui banchi di scuola, è una storia d'amore assolutamente fenomenale. Di Gianni, io vorrei assimilare Gianni a quello che considero, caro sindaco, il più grande sindaco europeo dei tempi moderni, il sindaco di Barcellona Pasqual Maragall. Maragall è l'uomo che ha reinventato la Barcellona utilizzando le Olimpiadi che ebbe dal re madrileno e l'ebbe per far crescere la Catalogna antifranchista e in qualche misura indipendentista. Ci fu una scelta nazionale molto intelligente della Catalogna e del re Juan Carlos, molto singolare, per dare le Olimpiadi. Quindi Marina, pensate, Barcellona non aveva una spiaggia per come era stata tenuta sotto il tallone della dittatura, non aveva una spiaggia Barcellona. E Maragall chiama tutti i più grandi architetti del mondo, chiama Bohigas, chiama Foster, Rogers, chiama i più grandi architetti del mondo a trasformare la sua città, ma nella vivibilità della città, Walter se lo ricorda bene. Io assimilo Gianni a Maragall perché Maragall era un intellettuale, figlio di un grande poeta, visionario e un eccezionale amministratore. Cioè la figura che riusciva a contemperare una straordinaria cultura e una straordinaria curiosità incessante con una capacità di lavoro tecnico, operativo, pazzesca. Ricordo di Gianni le agende, i taccuini, i foglietti che riempiva e cancellava quando una cosa era fatta e non finché non era fatta tornava su quel foglietto, su quell'appunto, su quella riga finché non era, e ci metteva le sue note, aggiungeva le note finché un argomento che riguardasse le biblioteche, che riguardasse gli scavi archeologici, che riguardasse le istituzioni culturali. Mi fermo perché tanto si è detto, non è questa la sede per farlo. Però questa associazione tra grande intellettuale e grande organizzatore è molto rara, e Borgna l'ha impersonata, e l'ha impersonata in un modo mirabile. E in più poi era il folletto, come dice Claudio, era portafortuna. Io mi ricordo, noi abbiamo deciso di inventare il concerto di Capodanno in piazza, arrivamo a dicembre, la nuova amministrazione, e ho detto a Gianni, perché ce l'ha a New York, ce l'ha a Parigi, ce l'ha a Londra, Roma non ha il concerto in piazza di Capodanno, proviamo a farlo. Ci siamo riusciti e da quell'anno è diventata una tradizione italiana in tutte le città italiane, non esisteva il Capodanno in piazza. E però non si poteva fare il Capodanno in piazza senza Borgna, perché Gianni era il talismano. Noi guardavamo le previsioni del tempo, 31 dicembre, insomma, spesso pioveva, e Gianni dice no, ci penso io, stai tranquillo, non piove, non piove. E il talismano Borgna funzionava, non ha mai piovuto in nessuno dei concerti di Capodanno, sono state grandi adunate popolari meravigliose, e quindi io voglio ringraziare di questo spirito libero, di questo intellettuale, di questo uomo politico, di questo grande amministratore, voglio ricordare l'integrità, l'onestà e l'umiltà. Gianni si spostava in città con la sua Vespetta e quando c'era l'autista, proprio dice
mi accompagni a piedi in Campidoglio? Come a piedi? L'assessorato non è lontano, però sostanzialmente lui diceva spesso all'autista, e poi un po' sarà pure stufato di dover fare questa scarpinata da Piazza Campitelli a Cordonata e Campidoglio, beh magari assessore vada avanti lei, io poi la raggiungo, perché lui anziché andare in auto spesso o andava in Vespa o si faceva una passeggiata per la sua e la nostra Roma. Quindi con queste foto vivrà non solo la memoria di Gianni, ma la rinfrescheremo, come si addice, ad un uomo unico nella storia della Roma contemporanea. Grazie a voi davvero, Sindaco, a Visione Roma, a Claudio Minelli e Piero Sandulli, e naturalmente grazie a Nanna Maria Acciai e a tutti quanti hanno pensato questa iniziativa, e un grazie particolare naturalmente a Francesco Rutelli, che mi fa davvero piacere avere qui con noi insieme alla Presidente Celli, all'Assessore Cotor, a Nicola Zingaretti, e tutta questa partecipazione ovviamente è facilissima da spiegare, perché Gianni Bogna è stata una personalità unica per questa città, davvero una figura che noi con grande piacere vogliamo contribuire a ricordare alla maniera che forse Bogna avrebbe apprezzato di più, valorizzando la creatività, la partecipazione dei giovani intorno ai temi della città che lui amava. Bogna l'ha ricordato Nicola, l'ha ricordato adesso Francesco, appartiene a quella categoria di personalità che si sono impegnate nella vita pubblica piuttosto poco nutrita, e soprattutto che è venuta un po' scemando negli anni, ma di intellettuali, grandi intellettuali, perché nel suo campo Bogna era un intellettuale di primo piano. Ricordo, anche perché se mi dà l'occasione anche di salutare e ricordare, un altro grande intellettuale italiano, Luca Seriani, loro scrissero un libro insieme, il Bogna Seriani, che non ricordo male, anche con una postilla di Fabrizio De André sulla lingua della canzone italiana dagli anni 30 ad oggi, un intellettuale pieno titolo, impostazione gramsciana, ma di una forte originalità e libertà di pensiero, impegnato in politica ai vari livelli, come si faceva allora, senza la pretese, con la umiltà di occuparsi delle cose più semplici, più specifiche, dentro una grande famiglia, casa politica, un lungo consigliere regionale e politico impegnato che partecipava al dibattito politico dell'epoca, molto molto complesso, una stagione di rinnovamento, ed era parte di un gruppo dirigente romano cui questa caratteristica di vocazione intellettuale, non a caso i riferimenti al dialogo con Pasolini, Goffredo Bettini, Walter Veltroni, tanti altri, un nucleo che cercava di costruire una propria autonoma visione dentro un rigoroso e umile impegno sul territorio e a tutti i livelli, una partecipazione al dibattito nazionale e una anche forte vocazione amministrativa a poi proseguire e rilanciare quello che poi era stato il grande ciclo delle giunte Argan, Petroselli, Vetere, consegnati dalla figura straordinaria e unica di Renato Nicolini, che noi stiamo ricordando e onorando anche con non solo rilanciando l'estate romana, ma anche con specificamente al Parco degli Acquedotti. E quindi una personalità davvero non solo che è importante richiamare e ricordare per quello che ha dato, ma che un po' ci dà anche il senso di una stagione cui noi lo ricordiamo, appunto, è un po' come Nicola, io gli stessi ricordi, perché poi Nicola che mi ha portato in quella comunità, ricordo benissimo il Festival Pasolini dell'85, ricordo appunto Gianni era un po' una figura
di riferimento, ma al tempo stesso totalmente così abbordabile, e chiamava a stare con noi giovani, che ci dava suggerimenti, indicazioni, e poi naturalmente questo impegno di prendere il testimone ideale di Renato Nicolini e di essere l'assessore alla cultura della nuova stagione delle grandi giunte centrosinistra, di Francesco, di Walter, con la sua capacità di qualificare quelle giunte di altissimo livello, con un impegno al tempo stesso, come dire, di pensiero e di azione, di strategia e di elaborazione, ma anche di minuta capacità di realizzazione amministrativa, di rilancio di quella che è poi l'asset fondamentale per la nostra città, che è la cultura, la creatività. Tutto questo per dire che insomma un'amministrazione come la nostra, che si propone, diciamo così, di rilanciare quelle stagioni e quella visione, quella capacità di pensare, di fare, e al tempo stesso misurarsi naturalmente con i problemi, le specificità di oggi che sono diverse da quelli di ieri, anche con i disastri che dopo quella stagione felice si sono accumulati, ma al tempo stesso con le opportunità straordinarie che Roma ha di esprimere la sua vocazione di grande capitale cosmopolita, culturale, di una Europa che cambia, di una città sempre più verde, più sostenibile, più innovativa, in cui però in ciascuno di questi ambiti lo spessore della cultura non deve essere il centro, il baricentro, e quindi per questo abbiamo cercato, crediamo in continuità con quella visione, di non tenere separato le politiche culturali, ma di farne dei perni delle politiche di trasformazione, da un'estate romana diffusa, decentrata, lunga, con l'alto e il basso, con tutte le angolature, diciamo così, perché sia veramente nazional popolare di qualità e diffusa, al fatto che l'impegno per la cultura, penso alle biblioteche, al rilancio del sistema delle biblioteche, è uno dei perni della nostra strategia di rigenerazione urbana, e quindi fare delle biblioteche, fare più biblioteche, tante biblioteche, e farne dei poli civici e culturali, è parte di una materia che altrimenti spesso si occupa solo di opere a scomputo, di opere primarie, opere secondarie, di piazze, di marciapiedi, tutte cose fondamentali, ma che per noi appunto devono essere attraversate e vissute da questa spessore, da questa dimensione della cultura e della partecipazione, che quindi nell'idea di diritti di cittadinanza, che devono essere disponibili a tutti e anche disponibili nei famosi 15 minuti, il diritto alla cultura, alla bellezza, all'arte, alla formazione, deve essere altrettanto importante come quello ancora oggi non propriamente garantito, da avere una città pulita, decorosa, accogliente, ben collegata, connessa, sostenibile, che emetta poco. Quindi questo è un po' il tentativo che noi stiamo cercando di fare, e quindi l'idea che, pensando a Gianni, dei giovani, dei fotografi ci aiutino a dire la Roma com'è, la Roma come potrebbe essere, com'è che non funziona, ma come già ha in nuce, diciamo così, il compito della sua trasformazione, che non è solo una cosa calata dall'alto, ma sta dentro le sue caratteristiche, ma d'altronde Francesco si sta facendo queste passeggiate, facendo il cicerone in passeggiate, che sono non solo così degli itinerari di contemplazione, ma sono anche uno stimolo a capire quante leve, quante forza trasformativa c'è nella bellezza diffusa della nostra città, e quanto acquisirne una piena coscienza, consapevolezza collettiva diventa esso stesso un fattore di buona amministrazione, di cittadinanza attiva, consapevole, e quindi di costruzione di una comunità, di una città migliori. Ecco, quindi tutto questo ha molto a che fare con questo premio, e quindi averci dato l'opportunità di onorare e ricordare un grande romano, un grande italiano, una grande personalità come Gianni Borgna, e di farlo, diciamo così, anche dentro un'idea di contributo al lavoro
di riscatto e rilancio di Roma e di presa del testimone con una grande stagione di buon governo di questa città, è per noi motivo di grande, diciamo, gratitudine, ed è la ragione per cui, insomma, crediamo in questo premio e siamo convinti che non solo ci aiuterà a valorizzare, premiare dei bravi fotografi in erba, ma anche e soprattutto a darci delle idee, degli spunti per proseguire il lavoro e, diciamo, portare avanti il testimone di Gianni Borgna. Grazie. È inutile che ripeto i ringraziamenti, però devo ricordare le date, perché è utile ripeterlo soprattutto per gli organi di informazione. Quindi le foto online devono essere inviate a concorso.sognoroma@gmail.com, concorso.sognoroma@gmail.com. Le date delle foto devono essere realizzate almeno dentro questo anno 2022 e devono essere inoltrate in un periodo che parte dal 15 agosto al 1 ottobre 2022. Le foto verranno selezionate e quelle vincenti della giuria che ho prima nominato e verranno esposte, e la cerimonia di premiazione, grazie di nuovo, sarà il 21 novembre in questa stessa sala. Grazie a tutti quanti e arrivederci. Grazie davvero a tutti quanti. Grazie a tutti. Ciao, come stai? Bene? Tutto a posto?